17 dicembre 2020, buonasera a voi tutti che ci seguite in collegamento con Paola Sbardellati, psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli di Roma. Riprendiamo i nostri, diciamo, psicoappuntamenti con Paola, ringraziamo della sua disponibilità. È passato un po' di tempo dagli ultimi appuntamenti, non è passato inutilmente perché in questo periodo siamo passati appunto da quella che chiamo prima ondata pandemica, quindi il lockdown che abbiamo vissuto più o meno in primavera fino a quasi all'estate scorsa, però appunto abbiamo avuto una seconda ondata. Nel frattempo, ovviamente, oltre alla questione strettamente, diciamo, legata al Covid, anche le nostre menti si sono un pochino, diciamo, hanno subito questo ritorno e si sono trasformate. E noi ringraziamo Paola Sbardellati perché lei ha un osservatorio ovviamente ospedaliero ed è anche una professionista nel settore, perché così può darci un'idea, così indicarci come siamo cambiati nel frattempo. Ecco, questa seconda ondata come ci ha trasformato. Ovviamente non credo che saremo migliori. A te No, la parola. grazie, innanzitutto grazie e ben trovato Gianni, mi fa piacere esserci in qualche modo rincontrati. Mi dispiace che siamo ancora impantanati e quindi stiamo ancora parlando della pandemia, non che non ce l'aspettassimo, ma sicuramente avremmo voluto altri scenari. Ci siamo lasciati quest'estate dicendo buona vacanza, buon relax. Per alcuni lo è stata una breve parentesi dove le persone probabilmente hanno avuto la sensazione che fosse un po' tutto tornato alla normalità, perché quello che è successo dal primo lockdown, il passaggio estivo ad oggi, è stato che c'è stata una finestra in cui le persone hanno creduto che tutto fosse migliore, per cui il divertimento, per cui lo spostamento. Per poi, ahimè, ritornare in una situazione, se vogliamo, più nera del primo lockdown, della prima situazione, perché innanzitutto quello che è successo è una maggiore consapevolezza, conoscenza e capacità, se vogliamo, anche di diagnosticare un Covid, per cui sono stati fatti tanti tamponi, mentre prima si aspettava che il paziente arrivasse in qualche modo al pronto soccorso. Pronto soccorso e spuntava un positivo, adesso si è fatto un'indagine ovviamente più a tappeto Si è e anche, diciamo, tentato un tracciamento. bravissimo, bravissimo, e questo ha innanzitutto fatto nascere l'angoscia nelle persone perché i numeri sono stati importanti. Tantissime persone positive, tantissime persone ricoverate e mano a mano quello che è successo è stato di nuovo l'affollamento ospedaliero, di nuovo un ripristino dei reparti Covid che durante il periodo estivo sono stati di nuovo riadibiti magari a un ricovero normale e ahimè se non l'aggiunta di altri ricoveri, di altri reparti, per esempio. In ospedale San Pietro questo è avvenuto necessariamente visto l'ingente numero di persone positive e dei ricoveri effettuati e questo ha di nuovo creato uno scombinamento. Il cambiamento principale che c'è stato nelle persone è stato proprio un discorso di disorientamento, di stress, di vero e proprio disturbo post-traumatico, perché purtroppo da che si è passati dalla prima ondata in cui si era angosciati di essere contagiati perché si parlava della pericolosità di questo virus e di quanto fosse gravosa poi anche la terapia. Adesso la persona magari lo affronta, se vogliamo, un po' meglio perché ci si orienta di più anche nella terapia dei pazienti stessi. Ma si è passati in un discorso di sconforto perché le persone si sono rese conto che siamo ancora in piena pandemia, soprattutto non c'è una prospettiva, non si sa quello che accadrà e la principale differenza con il prima ed oggi è che prima, ad un certo punto, gli animi si sono rasserenati, che è stato in coincidenza con il periodo estivo e si è pensato ok, adesso ci possiamo rilassare e adesso non abbiamo assolutamente questa,
speranza, ma abbiamo, se non altro, la paura, abbiamo lo sconforto, abbiamo ovviamente tutto quello che è uno strascico anche economico. Molte persone hanno perso il lavoro inesorabilmente. Sono tante le attività chiuse e in più le preoccupazioni anche inerenti a quello che può essere poi il continuum di questo purtroppo virus che continua a vivere tra di noi. Magari ragionavamo su quello che potevano essere le mascherine, l'utilizzo della mascherina, oggigiorno è diventato un'abitudine. Almeno vedo questo, che è diventato veramente un qualcosa che le persone indossano come se fosse sempre esistito, no? Per il timore di essere contagiati. Io penso che ci sia una differenza anche di sapere più o meno incassare questa trasformazione delle abitudini quotidiane a seconda delle fasce di età. Sì. Partendo, diciamo, da quella più giovane, più giovani, abbiamo lasciato un pochino l'Italia nel momento in cui si introduceva questa DAD, la didattica a distanza. Che inizialmente appunto si è poi realizzata, come anche abbiamo detto in altre trasmissioni, un po' a macchia di leopardo, come si poteva, ma poi appunto adesso è stata reintrodotta, è diventata un po' una cosa strutturale, e questo comporta anche appunto una interruzione a questo punto stabile dei contatti, soprattutto per quanto riguarda gli adolescenti, Sì. i giovani. Beh, questo qua io penso che anche abbia un'influenza sulla psiche, sull'equilibrio, insomma. Sì, noi ne avevamo minimamente parlato perché non si era ancora verificato, diciamo, uno sconvolgimento vero e proprio, gli studenti si stavano abituando, anzi, diciamo che in prima battuta hanno un po' anche goduto del fatto che non andassero a scuola. Purtroppo questa situazione è diametralmente opposta perché quello che io ho avuto è un'affluenza notevole nel mio studio, per esempio privato, dei ragazzi come fasce di età sia nelle medie che nelle superiori, quindi fino a 18 anni, e i ragazzi lamentano il fatto di non apprendere molto. A differenza dell'andata a scuola canonica, quindi dicono è diversa la didattica, stiamo imparando meno, ma domani come faremo? Si preoccupano di quello che è il loro apprendimento. Uno dice dovremmo essere contenti, sì, chiaro che loro sono preoccupati perché poi dovranno confrontarsi con le conseguenze di quello che sta avvenendo. E in più, ahimè, sono aumentati i disturbi legati all'ansia, alle fissazioni, e le fissazioni sono dei sintomi legati all'ansia. Anche ragazzi più piccoli hanno disturbi del sonno conclamati, perché purtroppo sono cambiate le abitudini di vita, sono venuti meno gli orari canonici in cui una persona sta a scuola, per cui stando a scuola la persona è abituata ad alzarsi a un certo orario e andare a dormire ad un certo orario. In più ci sono anche le attività fisiche che sono venute meno e anche questo contribuisce con un ulteriore acquisto di tempo da parte dei ragazzi, ma che non possono investire come vorrebbero perché sono sospese tutte le attività sociali, comprese quelle scolastiche, che spesso li impegna per esempio nei compiti, invece così è tutto quanto molto più rimaneggiato. E fanno tardi la sera perché magari se lo possono permettere, non potendo, non dovendo alzarsi la mattina presto se non hanno delle lezioni programmate, e questo chiaramente fa sì che loro si sveglino più volte durante la notte, che possano avere dei pensieri ansiosi, e questo è quello che mi riferiscono. E ripeto, anche ragazzi che hanno 12-13 anni, ne parlavo 2 giorni fa con un mio pazientino, come li chiamo io quando sono giovincelli, e un ragazzo di 17 anni che dice appunto non riesco più a dormire come una volta e ho le fissazioni, mi chiudo, c'è un isolamento. E veramente dicono questi ragazzi, noi stiamo perdendo tanto, no? La cosa che mi fa un po' sorridere è che dicono noi stiamo perdendo tanto rispetto magari a una persona adulta perché noi siamo più giovani, quindi magari un adulto lo vive in maniera un pochino più con filosofia. Degli studi in effetti testimoniano che ma proprio le persone anziane stanno reagendo meglio. Infatti, a questo volevo arrivarci, perché proprio prendendo spunto lo voglio anche citare, insomma, con gratitudine, da un articolo che si trova su Internazionale, di Annalisa Camilli, gli effetti psicologici della pandemia.
del 10 dicembre, quindi insomma recente. C'è proprio questa differenza di capacità di affrontare la fascia giovanile, questa grande precarietà nel momento formativo dell'esistenza, che è assorbito in massima parte normalmente dalla frequenza scolastica, dalla scuola. Poi la fascia, diciamo, mediana, con tutto ciò che comporta, ecco, di questo poi parleremo anche della trasformazione in senso strutturale dello smart working, che è una cosa nuova, è iniziata appunto a essere una cosa nuova, ma diventa strutturale, ancora probabilmente non ben organizzata, e comporta anche una dilatazione dei tempi di lavoro in modo un po' indefinito. E poi la fascia delle persone anziane, che probabilmente perché forse un po' più rassegnate, non so come dire, che poi peraltro sono quelle più a rischio, come sappiamo, che insomma è abbastanza evidente e noto ormai, che forse riescono ad attutire meglio il colpo. Ecco, parliamo delle persone che, andando un pochino per ordine, abbiamo parlato dei ragazzi, parliamo delle persone, insomma, una fascia tra i 25-45 anni, insomma, in attività lavorativa. Quindi persone che riescono a continuare a lavorare, per fortuna, ma da casa. Ecco, che problemi si manifestano? Allora, come stavi giustamente dicendo tu, la prima cosa che, ahimè, provoca uno smart working è la dilatazione del tempo lavorativo, cioè non esistono più i confini tra ciò che riguarda il lavoro e la vita privata. Dei miei pazienti si lamentano proprio di questo, è come se ci fosse un continuum sul lavoro e gli stessi datori di lavoro si sentono anche autorizzati, non so, a mandare delle mail poi a cui devono rispondere, quindi operative in tutti gli Sì. effetti, anche dopo l'orario di sera, la cena, dopo le 9, dopo le 21. Quindi chiaramente l'effetto principale è un discorso di ancora di più andare a inficiare la vita privata delle persone che se hanno un partner ne risentono chiaramente perché si stancano di più, ci sono più nervosismi, ci sono maggiori frustrazioni. Se non c'è un partner, quello che lamentano è l'isolamento e il fatto di poter in qualche modo non solo ricaricarsi, socializzare e crearsi delle opportunità. Perché anche c'è da dire, persone che sono da sole lamentano lavorando da casa, quei fortunati che possono lavorare da casa, il fatto che non riescano più anche a avere l'opportunità di crearsi una vita privata. Quindi i maggiori effetti psicologici sono proprio di stress e frustrazione, di rabbia, poi magari approfondiremo questi temi. Sì, poi insomma è intuitivo che la fascia, diciamo, intermedia, questa, insomma, 25, 45, 55 anni più o meno, è la fascia che anagraficamente si occupa sia diciamo, di figli, insomma, dei minori e così via, a volte anche dei genitori delle persone anziane, quindi insomma ricade un pochino la responsabilità delle altre due fasce che stanno prima e dopo. Quindi è chiaro che ci sta un ulteriore sovraccarico psicologico e emotivo di questo. Esatto, E poi appunto c'è la fascia, diciamo, delle persone più anziane. esatto. C'è una falcidie, una carneficina vera e propria di persone anziane, la massima appunto percentuale delle persone, dei decessi, siamo arrivati quasi appunto a 1 migliaio di decessi al giorno, e io penso che alla fine si conterà veramente questo Covid ha fatto quasi una pulizia etnica su base anagrafica, così potremmo dire, terrificante. Ma appunto dicevo che probabilmente riescono meglio ad attutire, diciamo, i colpi. Forse c'è una rassegnazione. Qual è il punto di vista, diciamo, tecnico da parte tua? Allora, più che rassegnazione, c'è un altro discorso che a me fa sorridere perché effettivamente è la loro forza che spesso viene dimenticata. Le persone anziane, per definizione, sono quelle che hanno un passato molto più lungo rispetto a noi, sono quelli che probabilmente hanno vissuto i tempi della guerra. Queste persone, che sono secondo me la nostra risorsa, veramente la nostra fonte di esperienza principale, sono quelli che hanno acquisito la capacità di sostenere la povertà, l'isolamento,
Degli studi stanno infatti testimoniando come le persone anziane tollerino meglio rispetto agli altri proprio l'isolamento, il non fare, il non fare. Si parla oggigiorno ormai ovunque del termine resilienza. Loro veramente sono quelli che riescono a far tesoro di quel che sta avvenendo. Vuoi perché? Hanno anche la consapevolezza di doversi proteggere e quindi chiaramente riescono meglio a star casa, a fare minimi spostamenti se proprio è necessario, se non hanno ovviamente qualcuno che li possa aiutare, e effettivamente riescono a passare delle giornate che sono più serene. Queste per quanto riguarda però le persone che stanno bene e delle persone anziane che stanno bene e protette nella loro casa. Ma la loro capacità di sopportazione non è una rassegnazione, ma è un discorso proprio di aver già È affrontato una risorsa vera e propria. dei momenti difficili e quindi attingono a quella capacità di aver già sopportato e oggigiorno reagiscono meglio. Paradossalmente, perché tanti studi invece volevano appunto andare a indagare questo settore e si pensava di trovare esattamente una situazione opposta, invece, sorprendentemente sembra che gli anziani abbiano una maggiore capacità di sopportazione. Questa però è appunto l'origine psicologica, e se ci pensiamo, in effetti, rispetto ad una pandemia, forse ci sono stati anche momenti peggiori e poi magari ci sono stati anche altri momenti di epidemia, magari non di questa portata, ma li hanno vissuti. Certo, poi anche l'onere della progettazione di un futuro che diventa evanescente, questo futuro, e non più di tanto non li tocca, insomma, dobbiamo anche dire che, insomma, in questo senso sono sollevati da, e Il quindi mondo anche un po' vero. la frustrazione di non riuscire a programmare una vita che appunto riguarda un po' le generazioni più giovani, è più pesante. Sì, perché infatti loro dicono noi non dobbiamo, no, fare nulla, non dobbiamo andare al lavoro, per il resto da questo punto di vista siamo fortunati, vero. La fascia intermedia, così compresi i giovani, come stavamo dicendo, sono preoccupati, i secondi, quelli fascia intermedia, di mantenersi un lavoro nonché trovarlo, perché purtroppo ci sono situazioni anche di disagio in questo senso. E dei ragazzi, come faremo? Ma per proprio quello che è un discorso di formazione un po' claudicante. Quindi è chiaro che il vantaggio poi della persona grande è che non ha quelle preoccupazioni, può avere la preoccupazione di riuscire a tirare avanti, come dicono, anche con quello che può essere una pensione minima se ce l'hanno, o l'aiuto da parte dei figli, sia da un punto di vista pratico, economico, di sostentamento vero e proprio. Ma in quanto proprio persone con la loro capacità adattiva e adattativa, chiaramente funzionano molto bene, stanno funzionando bene. Chiaro che soffrono la solitudine, questo comunque c'è da dirlo. Ecco, solitudine, diciamo, usiamo questo sostanzialmente eufemismo, nel momento in cui una persona anziana, le strutture sanitarie considerano che debba essere ricoverata appunto per il Covid. Tu hai appunto un osservatorio ospedaliero, quindi insomma, qual è, diciamo, la procedura? Di cosa si tratta? Io so che insomma è qualcosa di abbastanza traumatico per la persona e anche per i familiari, per i vari affetti. Esatto, sì, purtroppo è molto delicato perché innanzitutto ci sono due situazioni, Gianni. C'è la persona che, ahimè, accede all'ospedale, afferisce tramite pronto soccorso e già lì essere maneggiato, isolato, io dico viene fatto il tampone, quindi comincia già a individuarsi, a prospettarsi l'idea che la persona sia positiva. E nel caso malaugurato questo si verifichi, chiaramente scatta tutto un isolamento. L'isolamento che non è proprio tenero, perché le persone vengono prese, vengono messe in un reparto, chiaramente come si dice di isolamento, e poi vengono portate in quello Covid, dove ricevono l'assistenza, ma dove non è ammessa chiaramente la presenza dei familiari. Quindi come funziona? Funziona che poi queste persone sono completamente sole e affidate agli infermieri e ai medici del reparto. Questo significa che se hanno un figlio o dei parenti,
questi parenti vengono in un orario che viene ovviamente definito come possibile dall'ospedale, non vengono fatti entrare, ma portano in una busta, per esempio, le cose necessarie per il proprio familiare e non viene data l'opportunità di vederlo, chiaramente. E quindi c'è la consegna da parte o di un ausiliario o di un infermiere al paziente che è ricoverato di tutto quello che può essere un cambio, un pigiama, uno yogurt, qualcosa che magari può aver chiesto tramite telefono, perché questo per fortuna c'è come metodo di unione, no? Di contatto. Fa questo qualora chiaramente il paziente afferisce e a un certo punto si scopre positivo. Qualora invece, e succede anche questo, il paziente è ricoverato e negativo, ma è ricoverato magari per altre problematiche, ad un certo punto vengono fatti i tamponi perché è una routine oggigiorno farli, e dovesse risultare positivo, e questo purtroppo accade, lì scatta subito un trasferimento e il paziente viene gettato nello sconforto, si getta nello sconforto, ha paura perché spesso si configura, soprattutto un paziente anziano, questo reparto Covid, visto che si parla di isolamento, come un reparto in cui non c'è un'assistenza. E mi sono sentita dire da un paziente che dal giorno prima al giorno dopo è risultato, ahimè, positivo, e io stessa sono rimasta sull'uscio della porta dove parlavo con lui a distanza, e lui mi diceva: dottoressa, ma non mi abbandona lei, vero? Ci sentiamo? Ho detto: ma lì mi assistono, ma c'è qualcuno che mi cura? Perché l'immaginario purtroppo delle persone anziane è questo, che magari non vengono curati, non vengono assistiti, non c'è nessuno che li sostiene. Peraltro, insomma, ci sono state notizie che hanno riguardato diciamo, la prima ondata, dove si è verificato purtroppo la saturazione delle terapie intensive e si sono verificati dei casi abbastanza. Insomma, c'è un'intervista, mi sembra che abbiamo anche citata, di Mario Riccio, che è un anestesista importante. Insomma, si sa che nel caso di saturazione di terapie intensive. Poi dopo il medico è portato a fare una valutazione nel dare il posto su chi più o meno ha un'aspettativa di vita. Speriamo che questo non si riverifichi, nel senso che questa saturazione, per il momento la situazione è sotto controllo, forse è il principale indicatore con cui viene assegnata un po' la situazione, viene assegnata il grado di emergenza che si sta vivendo. Quindi sì, un'altra cosa peraltro che caratterizza, io un pochino, sì, avendo dei genitori anziani, queste persone ricoverate poi sono circondate dal personale medico che difficilmente si riesce anche a vedere in faccia, perché c'è mascherine, protezioni, ed è difficile anche sentire, perché con mascherine, eccetera, anche l'udito ovviamente. Viene l'audio, cioè insomma, non è più comprensibile in modo ovviamente persone anziane che magari hanno dei problemi, diventa ancora più angosciante, insomma, questo tipo di. E di conseguenza, la diffusione dei lutti nelle famiglie per la morte di persone anziane porta anche lì a una ulteriore angoscia, cioè oltre alla paura ovviamente della gestione della situazione pandemica, cercare di non infettarsi, eccetera, può accadere appunto che se c'è un lutto si crea un ulteriore trauma. Esatto, un'ulteriore perdita, ovviamente poi in un clima di non vicinanza, quindi di non vissuto, o meglio, il vissuto della lontananza, dove già c'è in atto una separazione. La separazione è veramente la cosa più difficile da sostenere per tutti indistintamente. Quella dovuta alla morte, ovviamente, è ancora più pesante, ma ancor prima e traumatica è quella indotta e forzata da questo benedetto virus. Per cui la persona che perde chiaramente un familiare anziano per Covid ha anche il dispiacere di non essergli stato vicino e di sostegno. Questo c'è da dire, perché se è vero che in qualche modo io intervengo sulle persone che sono ricoverate con tutti gli accorgimenti, perché poi chiaramente nei reparti Covid non posso andare liberamente come vado negli altri reparti, ma la consulenza viene fatta telefonicamente, e questo lo dico con tutte le difficoltà del caso. Anche questa è una cosa nuova.
Sì, e tu stavi giustamente dicendo, spesso le persone anziane hanno una difficoltà a sentire, sì, e in più a parlare perché in quel caso hanno magari la mascherina dell'ossigeno e quindi diventa affannoso, è molto più complesso, però loro non ci rinunciano, chiaramente perché poi sono quel volto che loro magari hanno visto anche con una mascherina e poi ad un certo punto quella voce che li sostiene. E rispetto ovviamente al discorso del familiare, il familiare non ha neanche questa possibilità e spesso dice: ma io non me lo sono potuto abbracciare, non ci sono i contatti fisici da mesi. Quindi è un trauma su un trauma e in più il fatto di dire è sparito e non me ne sono neanche reso conto, è come se mancasse un pezzo nella vita delle persone che è utile però per l'elaborazione del lutto. E infatti noi psicologi spesso diciamo questo, che è fondamentale avere un contatto anche fino alla fine con la persona per poter elaborare meglio quella che è la perdita. Sembrerà brutto, però chi ovviamente proprio non riesce, ok, ma le persone che vogliono e possono devono avere un contatto perché li aiuta anche nel separarsene, altrimenti rimane un sospeso che poi purtroppo crea un ulteriore rallentamento o malessere nella persona che resta in vita, nel familiare in vita, Il chiaramente. momento di il contatto è una cosa importante sia per chi va che per chi resta in quel Sì. momento di trapasso, perché insomma, ovviamente per chi va, perché è l'ultimo momento in cui si vorrebbe restare soli, e per chi resta, perché poi quello strappo, quell'amputazione affettiva Certo, resta in qualche modo irrisolta. resta irrisolta. Quello che mi dispiace è che spesso sento appunto gli anziani che mi dicono: non lo posso neanche vedere mio figlio, no? Lo sento per telefono, mi dispiace che sto dando preoccupazione. E quando poi non riescono perché si rendono conto che magari stanno peggiorando. Lì c'è veramente la disperazione, c'è la tristezza, ma proprio quella profonda che più della malattia, se vogliamo, ti fa male perché vedi che è come se fosse solo quella persona. Allora il personale medico, e questo io lo devo dire, insomma, il personale infermieristico è molto attento e carino. Ci sono dei medici che veramente poi si prodigano per dar conforto e sostegno, si affezionano e cercano in qualche modo di dar loro una sorta di quotidianità, no? Di continuità anche con la battuta. Non è la stessa cosa perché poi è chiaro. Il familiare, l'affetto è un altro discorso, ma sentono molto, molto, molto la tristezza e la perdita già in atto, purtroppo. Sì, purtroppo sì, tutto questo si contestualizza in una bolla, diciamo, tra virgolette, affettiva, emotiva, che è la famiglia, che, come avevamo già accennato, sono molto spesso in trasformazione, in evoluzione. Ci sono delle famiglie che si sono frantumate. Una volta si diceva che, per esempio, col divorzio le famiglie si frantumavano, ma se ne creavano altre. Qui mi sembra che invece ci sia una tendenza proprio al disgregamento dei rapporti anche all'interno, oltre che quelli, diciamo, insomma, con l'esterno, che si riescono ad avere con l'esterno, ma anche all'interno delle famiglie. Sì, all'interno delle famiglie, poi magari approfondiremo questi temi, ma si stanno creando tensioni, si stanno creando magari quelle che avevamo preannunciato, no? Delle fratture per via delle frustrazioni che vengono subite anche negli altri settori. La vicinanza estrema spesso accelera quello che è un discorso di frantumazione se la coppia già non va bene. In alcuni casi invece una coppia magari è solida ma litiga di più perché la persona che sta a casa e magari sta lavorando non nutre la vita privata come stavamo dicendo prima e quindi c'è una frustrazione di un partner o di entrambi. E in più c'è quella preventiva anche di divisione e di separazione dentro casa perché le persone dicono: vabbè, forse è meglio che siamo separati per evitare di Sì. contagiarci, quindi magari si mangia insieme ma non si dorme insieme. Quindi si stanno già verificando tutta una serie di conseguenze. Tu mi chiedesti: ma quali conseguenze avremo?
queste sono già delle conseguenze. È come se ci stessimo abituando a non avere contatti, ad aver paura, a prevenire, a proteggerci, isolandoci, prendendo le distanze. Non è una cosa bella, è necessaria per certi versi perché chiaramente quello è stato il canale per proteggerci, ma sta diventando anche un po' esasperato in alcune situazioni, soprattutto se io penso che in una famiglia si convive. È un po' impensabile mettersi le mascherine, andare a dormire separatamente quando si vive dentro una stessa casa, no? Eppure ci sono le persone che lo fanno. Quindi. Sì, e questo ovviamente può portare delle conseguenze, oltre appunto che per i singoli, diciamo, i compagni, i partner e così via, anche lì ci sono delle conseguenze collaterali per quanto riguarda per esempio i bambini, i minori, che di tutta questa situazione ovviamente risentono. Sì, i minimi. E una cosa appunto che riguarda proprio te, Paola, direi che potremmo anche andare in conclusione, o quasi. È chiaramente da tutto, premesso tutto quello che abbiamo detto adesso, che è un pochino matura quello che avevamo già illustrato come mentre avveniva nelle trasmissioni scorse, è emersa l'importanza del sostegno psicologico. Ecco, il sostegno psicologico che in Italia ritengo, per quanto riguarda la sanità pubblica, è un po' carente. Anche quello si è evoluto e si è adeguato alla situazione, per esempio con il sostegno psicologico online. Ecco, Esatto. tu come ti regoli, come pensi che funzioni, si riesce a seguire le persone, a fare diagnosi? Sì. Allora, anch'io mi sono adattata, quindi faccio la seguente. Vedo le persone nel modo tradizionale, quindi anche ovviamente a studio. Vedo le persone in videochiamata, quindi a volte direttamente tramite il cellulare, se non Skype, se non Zoom, quindi ci siamo adattati, io mi sono adattata. Se inizialmente risultava un po' più difficile perché veniva meno quel contatto, la persona che la si osserva, insomma, è diverso, no? Adesso sembrerà strano, ma è diventato quasi normale. Per cui la persona è come se la stessi vedendo, addirittura la persona vive quell'appuntamento come se fosse veramente venuta a studio. Alcune lo hanno preferito, lo hanno mantenuto, nonostante magari potessero ritornare a studio di persona perché più comodo, e si sta un po', come dire, stabilizzando come modalità alternativa. In tutti gli effetti, quindi effettivamente direi che tolto il primo momento di difficoltà e di adattamento, adesso è diventato normale, usuale, anche per me, non solo per i pazienti. Quindi ne faccio un'alternanza proprio per evitare che ci possa essere un affollamento negli studi, perché con tutte le precauzioni che uno deve effettivamente mettere in pratica, questa è una delle migliori, per cui non si incontrano, non c'è tanto andirivieni delle persone, ma è diventato normale, anche se ho un torto collo, a nostro malgrado, direi che vengono meno tanti aspetti che sono. Ecco, diciamo appunto di quello che non è, diciamo, replicabile o che non è sostituibile, insomma, che cosa che viene meno? Viene meno lo scambio affettivo che è più filtrato, viene meno quella che può essere quella spontaneità che soltanto di persona una persona può manifestare, ci sono più filtri, c'è una distanza ulteriore, già non ci si può toccare, non c'è la stretta di mano, non c'è l'abbraccio, c'è un'ulteriore distanza, tutto virtuale. Mi sento dire allora illuminiamoci meglio, vediamoci meglio, quindi non c'è più Poi quel. comunque sia l'approccio, diciamo, dal vivo è un approccio in tutti i sensi privato, cioè Sì. si è tu per tu, magari il paziente da casa o da dove non ha tutta quella privacy insomma, per affrontare una seduta di Sì, è questo vero, tipo. perché io ho una paziente che addirittura, non ridere, ma è la verità. Finisce di lavorare proprio perché non ha la privacy. Se va a casa, facciamo la seduta in auto. Lei sta in auto con il suo telefonino, facciamo una videochiamata e chiaramente questa è la nostra seduta.
viene meno anche il calore, lei ogni tanto si deve guardare intorno perché dice vediamo se passa qualcuno perché magari rimane nel parcheggio del lavoro oppure si deve spostare. Viene meno una parte, se vogliamo, proprio tipica della relazione che è lo scambio, quello umano, no? Questo è un grande dispiacere. No, io sono sempre fiduciosa, sono sempre positiva e mi auguro che si possa ripristinare un flusso più normale, ma credo che alcune cose resteranno, Gianni. Credo che, per esempio, questo discorso, per quanto carente sotto gli aspetti più affettivi, proprio tipici della relazione, resterà, ma perché le persone sono traumatizzate, hanno paura e poi vedono anche la comodità. Anche se a discapito di quello che è un contatto, forse prevale la precauzione, prevale il timore e alla fine rimangono magari dietro uno schermo. Ho capito. Beh, a questo punto possiamo aggiornarci e faremo delle altre trasmissioni, grazie alla tua cortesia, su argomenti un po' più specifici. Abbiamo iniziato, diciamo, tra virgolette, inaugurato questo osservatorio sulla seconda ondata, poi speriamo che non ce ne sia una terza, su cui dover poi ulteriormente meditare su ulteriori traumi e degenerazione della psiche umana. Già abbiamo un disturbo post-traumatico in atto, quindi Infatti, sì. questo ci stiamo. Io ti ringrazio Paola, vorrei lasciarti a te una chiusura con qualche parola, diciamo, di speranza, ma ovviamente sempre filtrata dalla tua professionalità. Allora, guarda, non voglio essere un po' in questo periodo, non sento molto, leggo molto, sento molto parlare soprattutto di siamo felici, diamoci una carica, dobbiamo vivere. Allora, tutti i concetti veri. Non voglio essere adesso, ecco, la pessimista della situazione, non mi appartiene minimamente. La speranza, ma più che altro quello che io ambisco che le persone facciano in Un questo. consiglio, diciamo meglio, un consiglio. Esatto, è quello di rimanere a contatto con quelle che possono essere le cose, anche se minime, della loro quotidianità importanti e di farne in qualche modo un tesoro, una sorta di palestra mentale, affettiva. Io dico, tanto da qui dobbiamo ripartire, cioè dobbiamo ripartire da quello che stiamo in qualche modo diventando e dobbiamo un po' risorgere da quello che in qualche modo stiamo vivendo e lo dobbiamo mettere a frutto. Per il momento, magari la cosa migliore da fare è rimanere concentrati su quelle che sono le cose che possiamo fare, su quelle che ci garantiscono serenità. E farne tesoro, perché questa sarà la nostra poi benzina, i nostri punti fermi. Se non ne abbiamo in prospettiva, dobbiamo vedere nel presente. Del resto, il nostro futuro lo andiamo a costruire così, sul nostro presente. Quindi il mio consiglio è questo, soprattutto in vista di un Natale caldo, ma non troppo a livello affettivo. Questo è il mio consiglio. Perfetto, con queste parole concludiamo, ringraziando Paola Sbardellati, psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro Fratelli di Roma. Le auguriamo buon lavoro, ne ha tanto ovviamente, e ovviamente anche una sorta di saluto e incoraggiamento a tutto il personale medico e paramedico che in questo periodo ovviamente è estremamente, probabilmente poi parleremo anche magari di un supporto psicologico e di quali patologie anche appunto i medici subiscono, psicologiche ovviamente. Spero non psichiatriche a seguito dello stress per questa pandemia. Grazie Esatto. ancora Paola. Grazie a te, Gianni.